Sono ospite di Marco Gobbi Pansana di RCS Sport e sono qui nella redazione, anzi non so se chiamarla redazione o no, Oggi potrebbe quasi essere chiamata così, in realtà è la fucina dove nasce il Giro d'Italia. diciamo la fucina dei contenuti di RCS Sport, in qualche modo, Sì, possiamo dire così. o no? No, i Bene. contenuti li fanno i protagonisti, noi cerchiamo di costruirci attorno tanto però. Ecco, infatti lo sfondo che c'è dietro a Marco, mi stava raccontando, è uno sfondo molto particolare perché è stato realizzato per una loro campagna pubblicitaria di un tour, vero? Sì, è Be the Next Fighter, era il nome del progetto, diventa protagonista per un giorno, anche se per finta, del Giro d'Italia. Infatti la persona che è immortalata con questa bicicletta di cui sono molto invidioso, a dire la verità, è un follower del brand Giro d'Italia. Esatto, sì, è un tifoso del Giro, oggi li chiamiamo fan follower, però tifosi rimangono da Torino. Che assieme a due suoi amici tifosi dalla Norvegia e dalla Spagna sono venuti a Milano a giocare per un giorno e a poter diventare per i rispettivi paesi protagonisti della nostra campagna. E quindi uno degli argomenti nuovi che si stanno sviluppando in RCS Sport è il rapporto tra gli stakeholder, che non sono più quelli che agiscono dal punto di vista finanziario, eccetera, eccetera, ma sono, come ci ha detto lui prima, i tifosi. Esatto, perché rimangono tutti gli altri gruppi di stakeholder, ovviamente, rimangono i nostri sponsor, rimangono i broadcaster, rimangono soprattutto le squadre e gli atleti che poi sono i protagonisti dei nostri prodotti, in questo caso del Giro, ma comunque di tutte le nostre properties sportive. Però comune a tutti questi c'è la volontà e la finalità di parlare a un pubblico che nient'altro sono che non i tifosi, quindi le fan base. Rispettivamente del Giro d'Italia o della pallacanestro italiana o del golf. E sono soprattutto, molto curiosamente, quelli che probabilmente nel futuro cominceranno a creare il giro, perché mi hai raccontato un aneddoto molto, molto interessante, che è quello che alcune tappe del Giro d'Italia sono state create dall'utente. Sì, diciamo che sono cambiati i processi, i meccanismi. Probabilmente anche in passato gli illuminati che lavoravano in questi uffici prendevano spunto dalle indicazioni che gli venivano date dalla strada, nei bar o attraverso le lettere alle varie redazioni. Oggi cambia un po' perché cambiano appunto le modalità e chiunque nel mondo può dialogare con noi. E noi abbiamo chiesto a tutti i nostri tifosi di darci una mano, di aiutarci, di entrare virtualmente in questi uffici, di darci una mano a costruire il miglior giro secondo quelle che erano le loro aspettative. E quindi darci indicazioni su alcune tipologie di tappa, alcune caratteristiche anche molto tecniche, molto specifiche, che proprio solleticano molto i tifosi perché li fa sentire veramente protagonisti di qualcosa che prima non hanno mai potuto nemmeno conoscere. E oggi possono dirci se, come è stato, che Stelvio e Mortirolo non potevano mancare nell'edizione del giro scorso. E quindi noi abbiamo creato quella che è stata la fan stage, ovvero una tappa con insieme lo Stelvio e il Mortirolo per la prima volta dedicata ai nostri tifosi, per farli sentire veramente protagonisti. E di lì un dialogo che però è quotidiano e non riguarda solo le cose più importanti e più difficili, riguarda le tante piccole cose che ci aiutano a migliorare il nostro prodotto giro e renderlo più vicino possibile, a quelli che sono i gusti dei nostri tifosi in Italia ma anche nel mondo.